La scuola è finita oggi e finalmente posso trovare del tempo da dedicare ai miei video e ho intenzione di portare un sacco di roba. Ah, e tra l'altro vi devo raccontare un aneddoto. Il comune della mia città, ovvero la città di Ravenna, ha organizzato la festa di fine anno per le scuole superiori. Io faccio il liceo artistico. Ha chiesto a quelli dell'artistico di fare dei loghi, delle grafiche, chiamateli come volete, da stampare nei prodotti che avrebbero distribuito nella festa di fine anno. Non so esattamente il numero di coloro che abbiano partecipato, però una cosa la so: ho partecipato anch'io. E indovinate chi ha vinto? È stato soddisfacente, anche se si tratta di una piccolezza, però dai, è stato soddisfacente. E li hanno stampati nelle maglie. Mi hanno dato una maglia. Potevo scegliere il colore, ho scelto nero perché il nero mi piace un sacco e non perché sono nero. Questo è il logo che ho fatto io e il sindaco mi ha regalato in persona un buono da spendere al bar del giardino in cui hanno fatto la festa. Bando alle ciance, per chi non dovesse ancora conoscermi, io sono Elliot e benvenuti su Play. Honor Play è ufficiale. Per chi non conosce Honor Play, è il primo smartphone di Huawei Honor ad avere il turbo alla GPU. E questo turbo dovrebbe aumentare le performance fino al 60%. 60% bottali via. E allo stesso tempo riduce il consumo di energia del SoC, ovvero del processore, del 30%. E vediamo subito le caratteristiche tecniche di questo telefono. Honor Play monta un processore Kirin 970 dotato di NPU per il calcolo neurale. Inoltre il telefono possiede il 4D Gaming Experience, con riconoscimento in tempo reale dell'ambientazione di gioco e con conseguenti vibrazioni a seconda del gameplay. È il tutto per un'esperienza più immersiva. Lo schermo sarà un 6.3 pollici Full HD. Inoltre ci saranno anche due varianti del telefono, ovvero quello da 4 GB di RAM e quello da 6 GB di RAM, entrambi con 64 GB di memoria espandibili fino a 256 GB. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo praticamente 4000 mAh con fast charging. Il sistema operativo sarà un Android 8.1 Oreo con l'Emotion UI 8.2, fotocamera posteriore 16 megapixel f2.2, più un'altra da 2 megapixel, quella frontale invece è di 16 megapixel f2.0. E il Turbo Boost arriverà in futuro tramite aggiornamento anche per gli altri dispositivi Honor, ovvero Honor 10, Honor View 10 e Honor 9 Lite e Honor 7X. Poi non è neanche detto che l'elenco si concluda qui, perché Huawei vuole rendere il Turbo Boost praticamente un marchio di fabbrica Honor. Honor Play verrà lanciato in Cina l'11 giugno al prezzo di 1999 yuan, che sarebbero 260 65 euro, sto per dire yuan, e questo è solo per il modello da 4 GB di RAM, mentre il modello da 6 GB è di 2399 yuan, ossia 300 euro. Sfortunatamente per il telefono non si hanno di notizie per quanto riguarda il lancio internazionale. Dovremmo attendere settimane, se no mesi, prima della conferma. E voi che ne pensate del fatto del Turbo Boost nei telefoni? Secondo voi è una cosa che ribalterà totalmente il mercato dei telefoni? Oppure sarà semplicemente una cosa passeggera destinato al flop? Da PC Gamer io posso dire che secondo me si tratta di una cosa da innovativa, che può spremere al massimo la GPU del telefono e appunto offrire un'esperienza più immersiva. E direi di concludere qui il video, ragazzi. Se vi è piaciuto lasciate un like, se no sapete cosa fare. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo a un prossimo video.